amici di Potere Robotico, abbiamo un Gunpla. Sì, un model kit. Model kit HG. HG, il Magnasaur. Che va, andrebbe a completare il Gosaur. In scala qui te lo vengo a dire in 1/300. Per qua le istruzioni. Ok. Scatola un po' nobile. Scatola Gunpla. Scatola Gunpla. Col disegnone finissimo. Esatto. E voi direte, perché Sensei lei è così stronzo da comprare anche questo? Perché ne ha comprato uno, ha comprato anche l'altro. Esatto, anche perché di questi robottoni qua, o ci sono soltanto i vecchi, chiamiamoli vintaggioni, della Takara, o il nulla. Dopo non so se ci sono action figure o qualcosa del genere, ma non c'è, questi qui praticamente sono una sottocategoria tra l'altro dei Brave Goku. Sì. Quindi se partiamo dal Great Exciser per arrivare fino al Gaugaiga, che sono l'alfa e l'omega dei Brave Goku. Poi c'è una sottocategoria dei Eldora. Ah. Che si comincia con il God Ragino, che è l'alfa, e non mi ricordo qual è l'omega. Sarebbero quattro, con poi tanti robottini all'interno, cioè le serie sono quattro. Poi con tanti robottini dentro l'una all'altra, anche perché i Brave Gokin, i Brave, la linea Brave, sarebbero sette le serie. Sì. Ma i robottini che ci sono all'interno sono una quantità. Anche che... perché ognuno si inciolda con l'altro, sì. No? E quindi sono i protagonisti. Sì. Poi pensate a tutti i comprimari, perché se pensiamo già soltanto al Gaugaiga, che c'è il Gaugaiga, sì. Poi c'era Tenryu, Oryu ed Enryu che formavano Choryugin, sì. Poi c'era Rairo e Furio che formavano il Jackie Ryuji, no, quella era un'altra roba, comunque c'era Big Bang Fog, poi Mike the Sounders the 13, sì. E poi chi è che c'erano? Goldie Marg, sì. Poi dopo nella serie diventava Gaugaiger, diventava Gaufaiger, poi diventava Gaugaiger Genesica alla fine dell'opera. Ecco, tutto sommato, siccome questi robot qua che lei sta citando, beh, a parte sì, Gaugaiger, cioè diciamo i protagonisti. Tipo, lui è protagonista, andavano bene anche come SRC. Se avessero fatto gli SRC di questi cosi. Sì, allora sì e no. Perché sarebbero stati più piccoli, lei dice. A parte quello. Però questi qui comunque, essendo tanto all'epoca anche un po' tra virgolette sponsorizzati Takara, erano un po' delle sorte di trasformer. E quindi necessitavano tutti di una trasformazione abbastanza complessa, che con un SRC comunque si sarebbe andata a perdere. Beh, cioè, sarebbe rimasto un robot e basta. Assolutamente. E vabbè, comunque, adesso che abbiamo, diciamo, l'aiuto più importante, che da quel che capisco, veniva dato dal Magnasaurer al Gosaurer, che io da quel che credevo il Magnasaurer si doveva combinare con il Gosaurer. Ho dei tocchetti che andremo poi magari a vedere in corso di recensione. Allora, visto che questa era la cosa più semplice per me da accaparrarmi e che faceva anche forse il fatto migliore, l'ho preso. Molto semplicemente. Ora, questo stronzoide qua ha una tripla trasformazione, perché da dinosauro si trasformava in astronave anche. E adesso vi faccio vedere un po' dalle istruzioni. Allora, questo si chiama il Magna Tyranno, che è il tirannosauro. Come per l'appunto. E qui vedete le varie fasi di assemblaggio, e arrivate al Magna Tyranno. Bene. Poi vi assemblate la vostra basetta del cazzo e potete passare alla configurazione Magnasauro. Che è robottone. Allora fate i vari passaggi. Cicciac. E dopo lui si combina con il Magnasaurer per diventare il Magna Buster. Ah!
però adesso è evidente che però non è che è una vera e propria trasformazione. Cioè, ci sono i pistoloni. Esatto. Ah. E però si combinano insieme per formare il Super Sourer Jet. Un astronavona. Esatto. Ah. Tutto lì. E detto questo, io passerei adesso alla trasformazione in Magnasauro. Esatto. E che la vedete fra un nanosecondo. Certo. Ed è comunque semplicissima da fare, però si aspetti, prima di... Vi faccio vedere che qui sopraggiungono poi le parti aggiuntive che si vanno a servire per trasformare il modello in se stesso, perché qualche piccola aggiunta ci vuole. Quindi ci vediamo la testa, che non è contenuta all'interno, le diciamo parti, che la trasformazione è un po' attacca-stacca, giustamente. Sì, c'è qualche attacca-stacca. Bene, che invece del Gosauro era meno evidente e invadente queste parti di stacca-attacca. Eccolo qua, messo su in modalità Magnasauro, con la sua spadone in mano e le parti che abbiamo visto su questo piccolo, diciamo, chiamiamolo che display stand, sono state applicate. È chiaro che è stato tolto questo pezzo che serviva da congiunzione tra il bacino e la coda. E abbiamo guadagnato invece gli avambracci, la testa, eccetera. Un particolare che a me proprio non è piaciuto di questo modello è questo pezzo qua. Vedete che qui adesso viene via anche con un minimo di fatica. Questo pezzettino qui che non ha un vero e proprio, una vera e propria sede dove conficcare tutto. Io ho messo un po' di patafix. C'era solo un po' appoggiato tipo? Sì, e diciamo che fa un po' da collante il patafix e non viene più via. Perché sennò quel robo qua, appena voi lo toccate, salta via. Rompe le balle in un modo. È chiaro che se voi ce le incollate, perdete la possibilità di trasformarlo in Magna Tyrann. Ok. Però se non lo incollate o non ce l'ho, questo qui continua a saltare via e dà un fastidio tremendo. Quindi io ho scelto una via di mezzo, mettendoci un po' di patafix e attacca lì. E boh. E fine della storia. E lo si può anche sganciare quando è ora. Esatto, e il patafix poi basta appena mettersi lì e viene via tutto, certo, perché non si incolla la plastica. Detto questo, io vi farei una piccola comparazione con il Magnasauro. Non so se a lei piace il Magna Tyrann, il Magnasauro. Sì, mi piace. O le piace mi piacciono questi robottini. O le piace di più il Magnasauro? Mi piace... Allora, Magnasauro c'ha un po' le alone, è un po' più figone, diciamo. Sì. Adesso io cercavo di prendere un attimo il controllo della situazione che non riesco. Perché da giù? Ma più che altro se... Non vuole stare in piedi? Non vuole... fa fatica a stare... Hanno la faccia molto... il viso molto simile, i due robottoidi che dobali. Ma se sei su, si impegni. Io cerco di impegnarmi, ma questi robottoidi mi... forse... l'abbiamo fatta? No. Beh, vabbè, stack se. Tut gub. Le vecce. Le mie vecce. Eccolo qua. È un po' più colorato da robottone figo, il Gosauro. Poi c'ha le alone. Però vabbè, sono, togliendo le alone, sono anche abbastanza simili a parte il colore. Però da quel che io sapevo e ricordavo da tutti i Brave, io ero convinto che questi due robottoidi... Invece no. Soltanto in parte magari si inzuccano l'uno con l'altro. Cioè si inzuccano nel momento in cui si trasformano nell'astronavona. Assolutamente sì. Ma non in un robottone. Assolutamente no. Che ci vogliamo fare? E praticamente soltanto quel che riguarda le gambe
sì, con i cannoni, praticamente si staccano le gambe a questa altezza, sì, si uniscono ai cannoni, vanno sullo schienone del magnasauro. E... No, del... Del gosauro. Del gosauro. Del gosauro. Qui, quindi, aspetti che guardavo un attimino se era una roba fattibile. Ma io non la farei. No, infatti non è neanche fattibile. Perché... Ma anche la strada navona deve essere un casino. Ma chi se ne frega, quella non l'ho neanche presa in considerazione. No, stavo guardando che proprio c'erano anche delle altre parti. E comunque se uno si vuole divertire a giocare non è male sti bagagli. No. Cioè, me lo stacco, me lo gioco, me sì, lo riattacco. Che tra l'altro, stavo guardando, questi qui sono proprio degli HG, non hanno nulla a che vedere con i mini pla. No. No, sono proprio HG. Sono HG, mentre i mini pla sono un'altra linea. Sì, è sì, uscito sì, anche il Dan Kuga, quindi sembra che esca il Baikan Fu, lo Zambo 3 che era uscito un po' di tempo un fa. Po' di tempo fa. Voltron, Golion. Golion. Sì, no, era Voltron. Voltron, No, ne sono usciti tanti. I Getter, che tra l'altro noi abbiamo visto. Sì, 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 sì. Basta, non mentre so. Invece questi qua sono mini pla, ciao, HG che io però non ho utilizzato la mia politica di, come sto facendo invece per i Gunpla, di andarli a ricolorare. Questi ok. Li ho lasciati nudi e crudi. Ci hai dato dietro qua. Sì, con i marker, sì, gli ho dato sopra dell'opaco. L'opaco, chiusa la faccenda. Ho messo sugli adesivi e vaffanculo. Tra l'altro, roba che trovo un po' assurda, ad esempio questa parte qui è tutto adesivo che si applica sopra questa parte, che è veramente una cosa... È di una indecenza, sì. Perché poi dopo le parti non si attaccano mai, si saltano. Perché è una cagata, perché uno fa un pezzo giallo e lo aggancia. Però quel pezzo lì è attaccato alla sprua nera. Quindi avrebbero dovuto magari fare. Ho capito, un'altra sprue. Però dove fai la spada, puoi fare anche quelli. Glielo scrivo a Bandai. Glielo scriverò. I prezzi sono sgradanti? È un cinquantello a... Siamo praticamente tra alla soglia della stracciodata. Figa. Che il gosauro, tra l'altro, è molto più articolato perché si divide in tre dinosauri, eccetera. Mentre il magnasauro diventa il magna tiranno, che si fonde poi con l'astronave che compone i tre elementi del gosauro. E quindi io comunque sono un pochettino rimasto deluso dal magnasauro. Vorrei più... Ma secondo me non è un brutto robot. Non è un brutto robot, però mi aspettavo delle combinazioni diverse, un po' più di semplicità, mentre il gosauro mi aveva piaciucchiato di più nell'insieme. Altro non c'è, fatto un po' però se ripenso a quello che ho speso per quei due bagagli qua, ci starebbe dell'altro. Quindi non li consiglia tantissimo o li consiglia un po'? Cioè il prezzo è troppo alto in fondo, è solo questione del prezzo sostanziale. Se costesse un ventino o un venticinquino, non lo so, andremo meglio, invece ma tutto dovrebbe costare meno a questo punto, cioè... Però un conto è se uno spende, non so, le inquadro un attimo questo commander che abbiamo, che sappiamo che è stato sdrenante, sì, però c'è anche la soddisfazione. Qua c'è la soddisfazione del cinquantello? Beh, se paragonata al 350ello di Optimus Prime, sì. Allora va bene. Allora va bene. Ok, che io ho speso sui 300 euro appena abbondanti, però... Non hai goduto così tanto. Insomma, cioè, secondo me è tutto debitamente proporzionato. Bisognerebbe far calare questi. Sì. Ma come dovrebbe calare anche lui? Questo, No, ma... Del 100%. Quindi 50 euro diventano 25. 300 e passa euro diventa 150. Diventa molto meglio. Allora è più felice. Sì. E invece tendono a salire. Sì. Sì, perché ho detto Bandai, probabilmente anche Takara, hanno deciso di eliminare la povertà nel mondo. Bene, bene. In questo modo. In questo modo, perché sono ricchi.
Beh, giusto, non se lo possono permettere i poveri. E quindi la povertà del mondo è stata eliminata. Bene, colpo... grazie. Grazie Bandai. Siamo tutti ricchi grazie a questi bagagli. ragazzi, non fate caso a quello che stiamo dicendo. qua andiamo molto male. Bene. Buona recensione, spero che ve la godiate questa recensione. Sì, che tanto è finita. Esatto, iscrivetevi, tanto noi lo diciamo sempre, quando nessuno ci caga più, e salutando scusa. Tebe.